Giornata della memoria, questa commemorazione all'interno del Parco Nord Milano. Non è una ritualità questo è un rito. È un rito e come ogni rito ha a che fare con qualcosa che è sacro per le nostre democrazie e per le nostre istituzioni. E io penso che sia molto bello che questa commemorazione da tanti anni si possa fare all'interno di un parco che è vita per i nostri territori. Un parco che è fertile per tanta socialità, per tanta voglia di stare insieme. E allora il mio saluto di benvenuto innanzitutto ai tanti cittadini che sono qua e che sono venuti come ogni anno per ricordare l'orrore dell'Olocausto, per omaggiare il monumento al deportato e per ricordare che da queste basi siamo stati capaci di uscire da un periodo di terrore e di pensare alla vita e alla libertà come occasioni per stare insieme e per vivere serenamente. E poi voglio ringraziare le associazioni che sono presenti, ANED, AMPI certamente, ma anche tutte le altre associazioni che fanno parte della vita civile dei nostri territori e che sanno quanto è importante esserci, cioè chi si occupa di c'è chi si occupa di salute, c'è chi si occupa di sport, c'è chi si occupa di socialità, però tutti sappiamo che se non rendiamo onore a quanti sono stati deportati e quindi sono state le prime vittime dell'orrore nazifascista, non possiamo neanche pensare di vivere e di pensare a un futuro che sia un futuro di pace. E vorrei anche ringraziare le istituzioni presenti, che sono parte della comunità del nostro parco, ma anche le istituzioni che vengono da fuori, da altre zone della nostra provincia di Milano. E in particolare sono convinto che essere qua significhi anche dimostrare da parte delle istituzioni e dei rappresentanti istituzionali che occorre avere una responsabilità nel ruolo che si ricopre. Io come presidente del parco, ma anche tanti che ricoprono cariche pubbliche o che intendono candidarsi a ricoprire cariche pubbliche. La responsabilità è che non si usino discorsi, non si usino parole, non si facciano azioni, non si abbiano atteggiamenti che possano anche minimamente ricordare quello che è accaduto e che può far tornare quel clima di paura, di razzismo, di terrore che ha contraddistinto il nazifascismo e che per noi non deve più tornare. Quindi questo è un luogo simbolico dedicato soprattutto alle nuove generazioni, ai giovani, perché non cade nell'oblio la sorte di tante persone che si batterono per la libertà di questo nostro paese. Sono anche convinto che i giovani probabilmente sono più positivi di come vengono dipinti dal mondo dell'informazione. Se si motivano, se presenti loro un progetto, un percorso, rispondono.
e molto positivamente. Stamane a Monza è stato inaugurato il Bosco della Memoria, costituito da 92 piccole piante, poi cresceranno, che ricordano i 92 deportati montesi, di cui 3 ebrei. Gli ebrei, i lavoratori impegnati negli scioperi del dicembre 43 e del marzo 44, di chiunque si opponesse consapevolmente al disegno di sopraffazione delle forze nazifasciste, che volevano imporre in Europa e nel mondo un regime oppressivo, fondato sul razzismo, sull'antisemitismo, sul terrore e sulla riduzione in schiavitù di popoli considerati inferiori. Purtroppo anche il nostro paese, usiamo tutti gli orribili passaggio alla memoria e alla Francia, soprattutto durante il caso del caso.